Allora, oggi parliamo di qualcosa veramente vergognoso. Allora, vi ricordate che abbiamo fatto la puntata sulle truffe romantiche? Parecchie persone, praticamente in Italia, credono di parlare con personaggi famosi. Facciamo un esempio mio, ok? Io non sono famosa, posso essere conosciuta per il web. Diffidate dai miei profili perché io non sono da nessuna parte. Mi state chiamando indando dicendo che io sono su siti di incontro. Assolutamente non è vero, sono foto mie scaricate. Ma oggi non parliamo di me in prima persona, ma iniziamo la puntata sulle nuove truffe clandestine di internet, ovvero un nuovo speciale andrà in onda con me, Gemi, le truffe clandestine. Oggi più 2, 34, a che equivale questo numero? Alle truffe seconda parte romantica. Iniziamo il più 2, 34, che cos'è? Che cosa rappresenta? E state attenti a questo numero. Gemi, il nuovo programma, gli hacker. Inizia e mi fate quello che volete. Maledetto WhatsApp per due motivi. Perché? O dai il tuo WhatsApp o il tuo numero a persone che conoscete. Questo è tutto creato dai social. Che cosa fanno? Si insinuano sui social, prima parte, ti contattano dicendo che loro sono delle personalità pubbliche, quindi attori, attrici, cantanti di tutte le nazioni, dall'Asia all'America, tutti quanti. Che fanno? Ti contattano dicendo che loro. Che tu sei una bellissima donna, oppure può essere relativa all'uomo, come può essere relativa alla donna. Va bene. Parliamo del caso mio per farvi capire l'esempio. Se io vi contatto da profili fake, voi ve ne accorgete perché automaticamente dite le foto di Gemi non ci sono. Tanto che ho detto prima, diffidate dai profili miei fake perché purtroppo stanno creando pure su di me dei profili fake che non sono io. Ma tutto nasce dal fatto che c'è Gemi, ovvero gli hacker, che il giorno non hanno nulla da fare. Quindi è Gemi che si mette su internet per abbindolare altre persone. Vi spiego tutto l'iter da quello poi che si crea. E la gente ci crede, continua a mandare soldi. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato delle carte, delle smart card, delle Google card, e viceversa delle tessere associative dei cantanti asiatici. Diffidate perché non sono cantanti asiatici, sono solo Gianni che vi sta prendendo in giro per ottenere voli a vostro pagamento. Oggi parliamo di qualcosa di ancora più pericoloso che si sta creando sui social. Oggi parliamo del più 234. Che cosa succede? Aprite il telefonino e vi trovate dei numeri. Più 234 prefisso nigeriano. Che cosa fanno? Non dico che sono i nigeriani, assolutamente togliamo di mezzo questa cosa. Dico solo che ci sono dei call center di tutte le nazioni che possono creare delle schede, vengono chiamate le cosiddette schede fantasma. Vengono messe in archivio queste schede fantasma o schede col numero più 234. State attenti pure allo 001, cosa che non esiste. Perché sono altri profili fake americani, ma là ne parleremo nella terza parte delle truffe. Che cosa fanno? Vi contattano prima sul profilo Facebook o Instagram. Che ne so, vi piace un idolo? Mettete un like, come dicevo l'altra volta, a quest'idolo. E lui vi contatta da un profilo dicendo che è un profilo suo privato perché vuole parlare con voi, perché voi siete molto carine, voi siete molto buone, voi siete molto gentili. Dopo un mese inizia la truffa del più 234. Che cosa succede? Succede che lui vi chiede il numero di telefono. Voi, nonostante l'avete bloccato ovunque, non credete che sia la persona della foto reale perché che fanno? Mettono foto false di idoli, di artisti facendo credere che sono loro. Scaricano i selfie dai telefoni di questi artisti e quindi la gente ci crede. Anche se a me mandano tutte foto mie di selfie sui vostri telefoni, voi non ci credete. E quindi che succede? Si prosegue, si introduce la truffa vera e clandestina e vi iniziano a contattare su WhatsApp. Una volta che vi contattano su WhatsApp, là dovete stare attenti, perché
perché iniziano a dire che vi amano alla follia e iniziano a chiedervi voli, carte di credito, documenti, diffidate dal numero più 234, è collegato ai call center, l'abbiamo controllato, sono tutti call center nigeriani che stanno facendo queste truffe per abbindolare e chiedere soldi. State molto attenti, questa è la terza parte o seconda parte, come la volete chiamare voi, delle truffe, ma sono tutti hacker che non hanno tempo o non hanno nulla da fare. Diffidate dagli hacker, non date i vostri numeri di telefoni, non date documenti, non date carte di credito. Quando qualcuno vi contatta, e ve lo dirò a vita, chiedete il selfie in tempo reale. Vi contatta qualcuno al posto mio? Chiedete Jenny, Tullia, come mi chiamo io, mi puoi mandare un selfie in tempo reale in Italia, all'estero, dove sia? Se loro vi mandano questo selfie con tanto di foto verificata, tanto di orario del paese dove si trovano, allora dite che sono loro. Ma non date mai il vostro numero di telefono, perché dal più 234 si inserisce in un circuito una volta che hanno il vostro numero di telefono e da lì vi contattano altre persone dicendo di essere personaggi famosi con lo stesso numero perché vogliono solo soldi. Ormai questa gente dovrebbe andare in galera per quello che fa. Io spero che li prendano e che non rovinano o diffamano personaggi famosi. Vi saluto, Jenny, le truffe.